Benvenuto a Luca Sommi e parto proprio da Luca Sommi per chiedere, è giusto vietare manifestazioni come queste che è tra l'altro nei poteri di un questore secondo un regio decreto che è anche nel testo unico della sicurezza pubblica e che è stato recepito da questo test TUPS come viene chiamato? Oppure ha ragione chi parla di politiche repressive del governo? No, secondo me le manifestazioni non vanno represse, perché è il sale della democrazia, esprimere le idee pacificamente, anche se dissidenti. Perché poi si ottiene l'effetto contrario. Se tu avessi autorizzato la manifestazione, loro manifestavano pacificamente, chi violava la legge veniva perseguito. Invece così facendo vai a decuplicare la risonanza del messaggio della manifestazione. Dentro questa situazione che è molto complessa, è difficile risolverla con semplicità, a meno che non si abbia un'idea malassorbita di complessità. La situazione in Medio Oriente è molto complessa. Dentro Israele non tutti stanno con Netanyahu, infatti ci sono le piazze che manifestano. Dentro coloro che stanno con il popolo palestinese non tutti la pensano come le persone del servizio. Quindi bisogna fare dei distinguo. La verità è che se tu vai a reprimere una possibilità che è fondante nella Costituzione, è fondante la possibilità di esprimere il proprio pensiero pacificamente con qualsiasi mezzo, tu vai a dare l'impressione che sei un governo debole. Perché un governo forte accetta le parole dissidenti, un governo debole le va a reprimere e va ad alzare la tensione. Quando si è a Palazzo Chigi, la tensione va stemperata, non va alzata. Detto questo, c'è un adagio che ha a base del pensiero illuminista, che diceva non condivido niente di ciò che tu dici, ma darò la vita affinché tu lo possa dire. È attribuito a Voltaire, anche se non è Voltaire. Credo che sia il fondamento della civiltà moderna. Esprimi pacificamente le tue idee e io non avrò paura di te. Lisei, Sommi velocissimamente, sono fuori col tempo. Non credo che sia una manifestazione per celebrare la strage, perché sennò sarebbe... L'ha scritto una delle tre associazioni. Si fa a ridosso dell'anniversario. Allora, ci sono perché secondo voi? A volte ci sono delle manifestazioni in Italia che celebrano le date fasciste. Ci sono delle manifestazioni che celebrano le date fasciste che hanno fatto 500.000 morti. Si fa il saluto romano e non le si zittiscono e lì non vi lamentate. Io sono contrarissimo. In questa trasmissione il sottoscritto ha chiesto lo scioglimento di quelle associazioni. Perfetto. Lo sa tutta Italia. Chiudo dicendo una cosa. Mi associo a Maiorino, i cartelli contro la Segre, certe frasi che ho sentito le disconosco totalmente. Però ripeto, andare a censurare l'espressione di un pensiero pacifista, se tale è, perché se poi c'è violenza... Vedremo. Se tale è, secondo me, è sbagliato.